Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale, io sono Floriana e oggi faremo insieme lo svuota la spesa Eurospin. Sono appena entrata proprio da 2 minuti ed è in questo momento, è sabato pomeriggio, sono le 18 qualcosa, adesso non ho l'orologio a portata di mano ed è appena iniziata la partita dell'Italia, quindi mio marito è di là che sta guardando la partita, adesso io lo raggiungo, che è iniziata proprio da pochi minuti. E io vi faccio dalla mia veranda questo svuota la spesa, proprio per questo motivo, perché di là c'è la partita, quindi c'è rumore, non si potrebbe sentire nulla. Spero che non ci siano troppi rumori a causa delle macchine, scooter e quant'altro che ci disturbano nel nostro svuota la spesa. Speriamo di no. Io inizio subito e vediamo che cosa ho acquistato. Allora, ho preso l'anguria, quindi ho preso una bella fettona, non ho voluto prendere tutta quella intera perché per consumarla, visto che siamo in due, è un po' complicato, quando magari ci sono ospiti è diverso, e quindi ho preso questa e niente, spero che sia dolce. Questa l'ho pagata 1,99 esatto, 1,546 grammi. Bene, tra una macchina e un'altra vado avanti. Ho ripreso i fiocchi di latte, mi piacciono tantissimo. Nella mia dieta che mi diede la nutrizionista, ho 2 giorni a settimana un po' di latticini e quindi prendo questi che mi piacciono veramente tanto. Quindi li ho presi, poi ho preso invece, era in offerta speciale, questo formaggio qua, il formaggio fresco con il pepe. Questo qua, sì, l'ho pagato 2,61 euro, era 9,89 euro al chilo, 294 grammi, buonissimo, mi piace tantissimo. Poi ho preso, che anche questa era in offerta, vado subito a mettere nel freezer. E fortunatamente ho poche cose da mettere in friggere, quindi poi farò in fretta. Questo contorno verde dell'orto, ci sono praticamente fatti a cubetti, all'interno ci sono spinaci, bieta, erbetta e cicoria. Sono proprio buoni, molto buoni, visto che erano in offerta, li ho presi. Poi ho preso un paio di melanzane. Mamma mia, c'è anche il vento, mi è volata la busta. Ok, l'ho recuperata prima che cade giù. Io sono al primo piano e cade sotto. Non vorrei che succedesse, quindi l'ho recuperata al volo. Poi andiamo alla seconda busta, vediamo cosa c'è. Ho preso questi qua, io li prendo raramente perché mi piacciono troppo, quindi se io ce li ho a casa li devo consumare e quindi oggi li ho presi. Oggi appena l'ho visti mi andava panna acida e cipolla, quindi ogni tanto perché devo seguire appunto la mia alimentazione sana. Poi, a proposito di ogni tanto alimentazione sana, ma dato che siamo in estate, ogni tanto ci sta anche questo, ho preso i ghiaccioli, questi qua al limone e la liquirizia sotto, sono buonissimi, quindi ogni tanto anche questi, quindi ogni tanto qualcosa di sfizioso ci sta, si deve prendere, non si possono fare solo sacrifici. Poi ho preso le carote, un bel po' di carote, era da tanto, queste sono 1 chilo ed erano in offerta. Se non sbaglio, 1 chilo di questi li ho pagati 1,29 euro. Ok, spero che riusciate a sentirmi. Cerco di magari alzare il volume della voce perché passano appunto le macchine. Andatevi a vedere la partita, per favore. Ok, uno di sedano che poi lo vado a spezzettare a piccoli pezzetti insieme alle carote e la cipolla. Li metto nel congelatore in modo da quando devo fare dei soffritti o devo insaporire le mie pietanze ce li ho pronti. E quindi li preparo tutti insieme queste cose qua. Carote, cipolle e sedano. Poi ho preso, sempre in offerta c'erano i fagiolini, questi freschi. E quindi li ho presi. Questi sono, non so quanti sono, mezzo chilo, 500 grammi. Poi ho preso, aspettate che mi appoggio qua, ok, due di lattuga, questa qua, quella insalata iceberg, due di queste. Ok, e andiamo via con un'altra busta. Metto da parte questo, quindi devo andare velocemente a posare, sì. Vado a posare nel congelatore a mettere il gelato e questa verdura dell'orto e torno subito con le altre 2 buste. Eccomi qui,
con il resto della spesa. Allora, poi ho preso un melone giallo. Che profumo che fa, dal profumo che fa sembra che si promette bene, che sia buono. Speriamo che lo sia anche realmente. Poi ho preso in offerta, guardate che passa la macchina, è passata, in offerta spazzolini da denti 99 centesimi, così posso sostituire gli altri, li sostituisco spesso, quindi li ho presi dato che appunto era nell'offerta. Poi il grana padano doppio, eccolo qua, questo lo trovo molto buono. Io cosa faccio? Lo tolgo dalla busta e lo metto in un contenitore in vetro, e ha il tappo questo contenitore, lo conservo in frigorifero, si mantiene bene, non si rovina, non si ammuffa, perché purtroppo con la confezione in plastica rischia che si può, insomma, si può ammuffare, capita, cioè, a volte sì, a volte no, però ho trovato questo metodo ed è perfetto quando lo metto lì. Poi ho preso 4 zucchine, queste zucchine le cucino in mille modi, i risotti o li faccio a forno, li faccio gratinati, insomma sono ottime, poi hanno poche calorie, vanno benissimo. Poi ho preso gli gnocchi questi piccolini, mamma che sono dei carini anche esteticamente, oltre a essere buoni, gli gnocchi buonissimi, a me piacciono moltissimo fatti con il pesto, tantissimo, con il pesto fresco, quello che faccio io soprattutto. Preferisco il pesto fatto in casa. 500 grammi, questo li ho pagati 90 centesimi, 99, una cosa del genere. In omaggio ho avuto questa volta, e della linea Mo Essere Eco, questo tonico per il, appunto, il viso, però non ne ho sentito parlare benissimo da altre persone che l'hanno ricevuto in omaggio, non lo so, io lo devo provare, anche se ho in uso altro tonico, però l'ho avuto in omaggio, l'ho preso. Poi ho la spazzola adesiva, questa qui, questa è comoda per pulire le superfici, i divani e quant'altro. E poi in offerta c'era questo pomodoro a grappoli, eccolo qua, ve lo faccio vedere, è fatto così, che profumo che fa questo qua, io quello taglio, faccio il pomodoro fresco, la salsa fresca di pomodoro, quindi lo faccio cucinare insieme a cipolla, abbondante basilico. Ok, via questa busta, veniamo all'altra busta, guardate, è più vicino, eccola. Ho preso sempre in offerta, c'era la salsiccia di suino, questa fine, questa, vedete qua, un super in offerta speciale, 3,16 euro, l'ho pagata, era 7,49 euro al chilo. Poi due confezioni di cotolette già impanate, già pronte, 1 e 2, sono due. Sono molto buone questi qua, che preparano nella macelleria, nel reparto macelleria che c'è in Eurospin. Ci sentono le campane. Poi ho preso lo speck stagionato, anche questo in offerta, faccio lo scontrino. Poi ho preso questo salviette detergenti igienizzanti, questi qua li ho presi, che sono molto comodi, li ho presi per mia mamma, ho fatto un favore che le servivano. E poi un po' di banane, erano anche queste in offerta, le banane fanno proprio bene, sono ricche di potassio, quindi fanno super bene, e quindi le ho prese. E poi le cipolle, anche queste dorate in particolare, erano in offerta. Poi sono andata a comprare il caffè, quello sfuso, dove vado a prendere io nel mio rispetto, dove vendono tutti i caffè, sia quelli originali che anche i compatibili nelle macchinette del caffè. Ne ho preso questo qua sfuso, 50 di questo caffè qua. E poi ho preso queste caramelline da regalare, forma di farfalla, sto vedendo che carina, da fragola a forma di farfalla, devo regalare un bimbo. Ok, questo è tutto, ciao, vado a vedere la partita, ciao.
Ciao a tutti! Allora, siamo al giorno dopo. Ho appena finito di pulire tutta la casa. Stamattina siamo stati al mare. Oggi è domenica per me. Voi vedrete questo video domani che sarà lunedì. E niente, siamo stati al mare. Quando sono rientrata dopo aver preparato da mangiare, insomma, nel pomeriggio, mi sono messa proprio a pulire tutta la casa. Adesso sono le 6, le 6 e 10. E mi sono preparata, sono fatta proprio 2 minuti fa la doccia, mi sono vestita, mi sono messo un vestito lungo fresco, si ferma qui perché c'è troppo caldo, le temperature sono pazzesche, c'è un caldo incredibile, non lo so quanti gradi ci sono, 38 gradi, non lo so, io ne percepisco 50 e quindi pulire la casa con queste temperature è faticosissimo. Lo sapete sicuramente un po' tutti quanti. Allora, mi sono truccata, mi spruzzo questo qua così rinfresco e un po' idrato tutto il make-up che mi sono fatta. Questa è la base di bava di lumaca, mi trovo molto bene. Ah, mi sento già un po' più fresca. E niente, quindi rimetto tutto a posto e quindi tra un poco andrò al centro commerciale e voglio dare un'occhiata a qualche negozietto se trovo un vestito per il matrimonio che avrò in agosto e quindi vediamo un po', do un'occhiata, intanto do un'occhiata, comincio a dare un'occhiata, poi se dovessi trovare qualcosa che mi piace, magari lo acquisto, chi lo sa. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto, come dico sempre, vi abbia tenuto un po' di compagnia. Se sì, ci vediamo presto con un altro video. Ciao!